Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di chimica in cui vi parlerò del principio di Le Chatelier ed in particolare dell'influenza che la temperatura ha su un sistema all'equilibrio. Come esempio, prendiamo questa reazione chimica all'equilibrio in cui come reagente abbiamo il diossido d'azoto eriforme, ha una colorazione rosso-bruna e il prodotto, il tetraossido di diazoto, sempre eriforme. Questo tuttavia è completamente incolore. La reazione chimica è esotermica, infatti è associato a un delta H negativo. L'espressione della costante di equilibrio è la seguente e ha un valore di 220 misurato alla temperatura di 25 gradi centigradi. Si potrebbe andare in laboratorio, prendere un contenitore di vetro e fare avvenire questa reazione, anzi instaurare questo equilibrio dopo un tempo opportuno. Potremmo ora inserire, provocare una perturbazione che consiste nell'innalzamento della temperatura. Quello che si osserva è che l'interno del contenitore diventa ancora più rosso-bruno. Dobbiamo ammettere che è aumentata così la concentrazione del reagente, a discapito di quella del prodotto, che sarà invece diminuita. Ma questo fa sì che il valore della costante di equilibrio debba diminuire, in quanto se il numeratore è diminuito e il denominatore è aumentato, ci deve essere stata una diminuzione di questo valore qua di 220. Si dice quindi che l'equilibrio si è spostato a sinistra. Sono aumentati i reagenti, è aumentato il reagente, è diminuito il prodotto. Perché questa cosa? Secondo il principio di Le Chatelier, ogni perturbazione viene controbilanciata cercando di diminuirla. Se io alzo la temperatura, è chiaro che il sistema cercherà di diminuirla e per fare ciò attiverà la reazione inversa, che invece è endotermica. Ricordo che invece quella diretta è esotermica. Se facessimo l'opposto, sempre a questo equilibrio, ovvero se diminuissimo la temperatura, quindi questa è la perturbazione, si osserverebbe un aumento, diciamo una diminuzione del colore rosso-bruno in favore dell'incolore. Dovremmo quindi ammettere che è diminuita la concentrazione di NO2 ed è aumentata la concentrazione di N2O4 in quanto questo si è trasformato nel prodotto. Ma a questo punto, se ho aumentato il numeratore e diminuito il denominatore, sarà aumentato il valore della costante di equilibrio. Si dice anche che l'equilibrio si è spostato a destra. Applicando il principio di Le Chatelier, ad una diminuzione della temperatura, il sistema cerca di fare l'opposto per instaurare il nuovo equilibrio. E per fare ciò, il sistema si sposterà a destra in favore della reazione esotermica che scalda appunto l'ambiente. Possiamo generalizzare il tutto. Questo caso rientra qui per una reazione esotermica. Quando aumentiamo la temperatura si osserva una diminuzione del valore della costante di equilibrio e anche uno spostamento dell'equilibrio a sinistra. Viceversa, per una diminuzione della temperatura si osserva un aumento della costante di equilibrio e si constata che l'equilibrio si sarà spostato a destra. Discorso opposto per una reazione endotermica, in cui il delta H è un valore positivo. Se in una reazione endotermica aumentassimo la temperatura, si osserverebbe un aumento della costante di equilibrio e anche che l'equilibrio si è spostato a destra. Se invece in una reazione endotermica diminuissimo la temperatura, si osserverebbe una diminuzione del valore della costante di equilibrio e si constaterebbe che l'equilibrio si è spostato a sinistra. Infatti, ad esempio, per quanto riguarda il principio di Le Chatelier, in una reazione endotermica, se diminuissimo la temperatura, si osserva che il sistema vorrebbe fare esattamente l'opposto, ovvero quella di aumentarla.
Ma in una reazione endotermica, per poter aumentare la temperatura, bisogna rilasciare energia sotto forma di calore. Quindi bisognerebbe attivare esattamente la reazione opposta, che è quella da destra verso sinistra, mentre quella endotermica, ricordo che è da sinistra verso destra. Ma per attivare la reazione da destra verso sinistra, è chiaro che l'equilibrio si dovrà spostare a sinistra e viceversa per il caso precedente. Spero che questo video vi sia stato di aiuto, grazie dell'ascolto e alla prossima.